Buongiorno, qualche settimana fa ho visto un programma che parlava di tacchini, pensate, tacchini. Ebbene, ho scoperto che ogni anno nel Regno Unito gli inglesi consumano all'incirca 9 milioni di tacchini per le festività natalizie. Il problema lo scorso Natale è stato che il governo ha messo delle restrizioni per quanto riguarda il numero delle persone che potevano riunirsi a casa, e il numero era di 6 persone. Questo ha causato un problema agli allevatori di tacchini, perché i tacchini non sanno niente di coronavirus e quindi mangiando crescono e diventano belli grossi. Ebbene, gli agricoltori avevano un'esigenza, quella di bloccare la loro crescita, non farli crescere troppo, e hanno pensato di ucciderli. Mi dispiace dire queste cose di buon mattino, ma è la notizia che ho ascoltato: ucciderli in fase di crescita in modo di congelarli piccoli, e così avrebbero potuto venderli poi a delle famiglie ridimensionate. È una triste notizia, è vero, ma è la realtà, è quello che succede nel nostro mondo. Ebbene, questa notizia mi ha fatto pensare all'importanza della crescita, l'importanza di non congelare mai la nostra crescita, di continuare a conoscere, a crescere nella nostra conoscenza culturale, biblica, la conoscenza della vita, di non congelare mai lo sviluppo delle nostre conoscenze, perché sono necessarie per essere preparati ad affrontare le sfide di ogni giorno. Mi viene in mente una scrittura che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 52, dove è scritto così: che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio ed agli uomini. Ebbene, si sono voluti 30 anni prima che Gesù iniziasse il suo ministero pubblico, quindi la sua crescita è stata continua, ma anche equilibrata, una crescita che era inevitabile per poter svolgere un ministero così importante. Quindi non bisogna mai avere fretta di crescere e neanche di congelare la crescita, ovviamente. Abbiamo tanti motivi per ringraziare Dio per la crescita spirituale nella nostra vita. Innanzitutto per la parola di Dio, perché il seme della parola di Dio che è stato seminato nei nostri cuori, quello ci aiuta veramente a maturare, a crescere e a fare di noi delle persone mature e compiute. Ringraziamo Dio per la famiglia, perché la famiglia è come un laboratorio di formazione. Noi impariamo anche confrontandoci con i nostri cari, impariamo a maturare, e noi uomini in particolare, grazie alle mogli, maturiamo con il loro aiuto. Ringraziamo Dio per i nostri amici. Tutti abbiamo degli amici, abbiamo delle persone che ci hanno accompagnato e ci accompagnano nel viaggio della vita, e sicuramente ci aiutano a crescere, così come la Chiesa, i fratelli sono una grande benedizione per la nostra crescita. Io ringrazio Dio per tutte queste cose e sicuramente per tante altre che hanno contribuito alla mia formazione. Ma ringrazio il Signore, in conclusione, per un'altra cosa: per non essere nato tacchino, e soprattutto un tacchino inglese. Andiamo a lavorare con il sorriso oggi. Dio ci benedica.